questa sindone a metà del 1300 disse di averla, ma non disse come era entrato in possesso di questo prezioso lenzuolo. Morì in battaglia e portò con sé nella tomba il segreto dell'arrivo della sindone nelle sue mani. Ma oggi abbiamo un'ipotesi molto verosimile, molto forte, che riguarda la moglie di questo crociato, perché vedete qui lo stemma di Geoffroy de Chagny e lo stemma di sua moglie Jeanne de Bercher, e chiaramente la sindone esposta. E la moglie era discendente di un crociato che era stato a Costantinopoli durante il saccheggio della quarta crociata nel 1204, quando, secondo la testimonianza di un altro crociato, Robert Ferry, la sindone che era esposta lì e si vedeva la figura di nostro Signore fu portata via, scomparve. Prima di andare indietro a Costantinopoli, vediamo cosa succede dopo. Dopo la morte di Geoffroy de Chagny, il figlio espone la sindone, ma crea un'irritazione nel vescovo perché non chiede il permesso per esporre la sindone al vescovo. Il vescovo scrive un lungo memoriale che indirizza al Papa di Avignone, Clemente VII, il quale deve prendere una decisione perché il vescovo dice che stanno esponendo un oggetto falso, un dipinto. L'antipapa Clemente VII in un primo tempo scrive che lo possono esporre, basta che dicano che è un dipinto. Poi c'è una correzione invece sulla sua bomba che lui fa, invece che dipinto sostituisce questa parola pittura con figura, perché si era informato, si era reso conto che non era così sicuro che la sindone fosse un dipinto. Certo, a quell'epoca non c'era il microscopio per poter analizzare quella sostanza rossa e capire di che cosa si trattava. Oggi tutto questo è superato perché sulla sindone non ci sono tracce di pittura, c'è invece la traccia del sangue, quindi la sindone non è un dipinto e questo documento antico non ha un valore per smentire.